centro Balducci ha tentato pure con l'osare, di cui anche Don Claudio parla nel suo libro, il rischiare che questo comporta ultimamente di aprirsi a qualche esperienza significativa nell'accoglienza di pene alternative, ultimamente anche di un amico che è qui fra di noi anche questa sera, che è qui ecco, agli arresti domiciliari nel centro Balducci. Ci pare in questo modo di dare dei segnali dove le parole siano anche seguite da per ora piccole ma per noi importanti scelte, come un salto ecco, di qualità nell'accoglienza, anche così ringraziando i collaboratori tutti, anche gli amici e le amiche del volontariato penitenziario che agisce nel carcere di Udine. Riguardo al tema di questa sera, si potrebbe dire in modo necessariamente riassuntivo e sbrigativo che coloro che sono in carcere è perché avrebbero violato aspetti della giustizia, anche se sappiamo che dopo, dentro le storie delle persone, la richiesta di un'indagine approfondita deve essere sempre molto più profonda di giudizi sbrigativi. Ci sono aspetti politici, giuridici e certo questa classe politica, oltre che declamare cose davvero incredibili come costruzioni di nuovi carceri e addirittura su galleggianti, navi galleggianti e sui porti, cose incredibili, pensando che la quantificazione dei carceri riguardi ecco, la profondità della misura carceraria. E di questo ci parlerà ecco, il nostro amico Franco Corleone. E poi sugli aspetti umani esistenziali ci aiuterà a riflettere con un'esperienza che è l'esperienza quotidiana di relazioni, Don Claudio, con un'attenzione particolare ai ragazzi che sono nel carcere minorile, alle sue esperienze insieme ad altri davvero significative dell'accoglienza. Circa 3 anni fa ho conosciuto Don Claudio e dopo la pubblicazione del libro Non esistono ragazzi cattivi ho proposto di invitarlo nell'ambito della riflessione sulle problematiche del carcere che l'associazione Balducci assieme al volontariato carcerario sta portando avanti da qualche tempo. L'invito si era concretizzato con questo ciclo sulla giustizia. Dicevo che io ho conosciuto Don Claudio negli uffici del servizio minori di Udine in un incontro con un assistente sociale e un adolescente del nostro territorio che era già stato accolto in una sua comunità. Era stato l'adolescente a richiedere questa accoglienza dopo aver casualmente incontrato Don Claudio. Però niente casuale, come dice Don Claudio nel libro, proprio quando parla di questo ragazzo. E in questa situazione io avevo una funzione puramente burocratica, una brutta parola, è brutto usare questo termine, ma tant'è. E qui io mi sento anche di aprire una parentesi per dire, per sottolineare l'attenzione e la sensibilità dell'assistente sociale che aveva compreso e quindi assecondato la richiesta del ragazzo che ormai è adolescente dopo aver trascorso ben 11 anni nell'istituzione, in un istituto, aveva voluto avere altre possibilità, voleva misurarsi con una realtà diversa, una realtà sconosciuta che probabilmente era in realtà abitata dai suoi sogni e dalle sue speranze. L'assistente sociale era Barbara Bernardinis, che poco tempo dopo moriva in un tragico incidente stradale e che l'associazione Balducci, assieme all'ordine delle assistenti sociali del Friuli Venezia Giulia, ha voluto ricordare un anno e mezzo fa circa, nella serata inaugurale del convegno sul welfare planetario, proprio per il suo tratto umano e per le sue capacità professionali. Quello che a me è rimasto di quell'incontro è l'atteggiamento affettuoso di affettuoso affidamento
del ragazzo nei confronti di Don Claudio e la disponibilità umana ed affettiva che già in quell'incontro traspariva da Don Claudio. Da allora con Don Claudio ci sentiamo ogni tanto telefonicamente. In questi anni la storia del ragazzo non è stata sempre semplice e, come tante storie, altre storie, ha coinvolto e segnato la vita di Don Claudio. Purtroppo, per tentare di rimarginare certe ferite, tante sono le fatiche, tanta la pazienza e l'affetto che va messo in gioco. Credo che sia necessario cominciare anche questa volta dando un'occhiata alla nostra Costituzione, alla quale trago due passi. I primi due dell'articolo 27. L'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva e le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. È un passo dall'articolo 13. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. Insomma, l'Italia repubblicana, come quella della guerra, ripudia anche l'idea del carcere visto come strumento repressivo e punitivo e postula invece l'idea che la detenzione sia finalizzata al recupero, perché in una democrazia ogni uomo è importante. Questo però resta scritto quasi esclusivamente sulla carta, perché nella pratica troppo spesso di queste parole viene fatto strame. Non mi sto riferendo soltanto alla stravolgente vicenda di Stefano Cucchi, ucciso dalle botte, dalla denutrizione, dalla crudeltà psicologica, dall'indifferenza, dallo stravolgimento di leggi ancora ben prima di arrivare a un'aula di tribunale. Ma mi riferisco a tanti altri casi simili, a detenzioni senza fine, alla totale mancanza di strumenti idonei, non dico a riabilitare coloro che si sono macchiate di colpe nei confronti della società, ma anche soltanto a impedire che sprofondino in un ulteriore abbruttimento. Perché le carceri si trasformano quasi sempre in una trappola terribile, che può anche diventare mortale, o per la violenza degli altri carcerati, o per la disperazione che porta al suicidio, e le cifre sono in costante crescita, o addirittura per le violenze praticate da coloro che rappresentano lo Stato. Non solo in carcere, ma anche fuori. Il G8 è un'esperienza che nessuno di noi dovrebbe dimenticare, per come delle persone normali diventano presunte colpevoli e quindi diventano oggetto di punizioni preventive di qualche tipo assolutamente non accettabile.